tentare di spiegare un quadro è come spiegare un po' tutta la tua vita. E come, e questo come a un certo momento ti diventa impossibile. È una registrazione appunto nel cuore del mondo, nel cuore del mondo, nel cuore del mio mondo. E allora è così, insomma, è ogni giorno questa pagina che in continuum viene consegnata a testimoniare che cosa? Testimoniare non soltanto di me, ma di un uomo che vive in un certo modo il suo tempo, che si aggancia in qualche modo da una certa parte nel suo tempo. L'operazione avviene per segni più forti di te, che è come una stratificazione di questa, come una stratificazione, una registrazione, li consegni, li metti, vero, in questa scrittura che è appunto una presenza senza tempo e spazio, in simultanea, tu arrivi in questo territorio e ti immergi in questa pagina di un tuo diario, di un quotidiano, del tuo quotidiano. Quando ero ragazzino, andavo sempre in piazza San Marco, in piazzetta, a sorvegliare i pittori e a raccogliere la pulitura delle loro tavolozze, raschiata con la paletta. Più interessanti, quindi, quelli che lavoravano con molta materia. Facevo bottino, tornavo a casa, forse facevo la seconda, la terza elementare, dipingevo con le dita, stendendo. Invidiavo a scuola quelli che facevano quei bei disegni inquadrati, puliti. C'era un tipo Brunelleschi, bravissimo. Io invece mi agitavo, sporcavo, segnavo forte. E cercherò di parlare con un linguaggio che non è mio, tutto sommato, perché un pittore, quando dunque il suo linguaggio, sono appunto questi segni. Questi segni. Questi segni. Di fronte alla finestra mia, la calle stretta a 3 metri, vedevo tutto. Era là un pittore con un amante. Faceva bene bene, al Fusain, tutto disciplinato. Faceva storie sacre, chilometriche, probabilmente per conventi. La donna con lui, emozionata, mi passava i disegni da vedere e con mia madre io guardavo quei cartoni stupito. Cominciai anch'io con scene religiose, acquerello con petrolio. Allora il mio stare grigio dentro queste chiese dalla mattina e dalla sera, ma soltanto per accogliere maggiormente me stesso, per sentire le voci dentro di me così come rapportarle, le prime registrazioni del mio farmi. E se ben vedi, in questi miei disegni di allora c'è già il coagularsi di queste macchie. Il segno, se tu lo guardi di per se stesso, è già subito nervi tesi. In questo territorio d'emergenza che è lo studio, avvengono molti misfatti. Avvengono misfatti nel senso che siamo dentro, ti trovi impigliato in una rete che è la tua vita. Nasce così, da una stretta proprio così d'emergenza, così organica, presa, ti trovi dentro in questo misfatto. Prima di partire con un lavoro, lo studio doveva essere quasi completamente bianco, pulito, con
tutti i pennelli e gli strumenti a disposizione, che erano veramente tantissimi. Costruivamo anche dei pennelli in modo anche assurdo, perché proprio le tracce anche che gli stessi pennelli potevano dare potevano avere delle differenze. La sua pittura è anche una pittura che si muove sulla differenza. Vedova si appellava sempre a una precisione, a un possesso del suo muoversi, della sua vita, che per lui era indispensabile. Poi piano piano ho cominciato a fare le prime copie, da riproduzioni di Tiziano, di Velázquez, di Saraceni. Mio padre, strano padre, vedeva tutte queste storie e passionale dice che bisogna farmi studiare, vendere anche i materassi, perciò. Io intanto lavoravo la sera fino a tardi con la candela, perché la mamma staccava la luce per economia, ma invece mi mettono in una fabbrica a lavorare. Decorazioni a smalto. Comincia il mio dramma là. Avevo 11-12 anni e conosco la realtà di alzarmi alle 6 la mattina col freddo, rompere il ghiaccio dei cisternoni dove erano immersi i tavolini, lavoro durissimo e disumano, raschiare il vecchio smalto, portarli a ferro fra le bestemmie degli operai grandi che mi chiamavano da tutte le parti, in un multiplo di chiamate ossessive che mi costringevano a rifugiarmi al gabinetto come in un paradiso. Alla sera mi portavo alla scuola di decorazione, invidiando quelli che sapevano fare bene quella linea e stendevano sul foglio l'acquarello senza macchie. Io proprio non ci riuscivo. Il disegno geometrico poi era addirittura una pazzia per me. Da notare che io facevo le ore straordinarie e approfittavo proprio di quelle ore in cui non c'era quasi nessuno per prepararmi poi i colori della domenica, racimolandoli in una piccola scatolina. E alla domenica mi portavo nella prima campagna veneziana a dipingere interni di stalla, penombre, con una pennellata grassa, e vagavo tutto il giorno e tutta la settimana pensavo a quel giorno di evasione. Avevo conosciuto Emilio Vedova attraverso le parole di alcuni storici dell'arte e mi raccontavano che l'avevano visto dipingere seduto su una panca lontano da una tela bianca e poi ad un certo punto, preso un po' dal sacro furore, lanciarsi su questa tela bianca e iniziare il suo lavoro con violenza e furia sulla tela. Lui sapeva benissimo come risolvere la cosa. Si dava il pretesto, quindi ci buttava dentro qualcosa, una pennellata, una sassata, un po' di sabbia, qualsiasi cosa, un giornale, no? Materia infinita, è possibile a tutto, anche questa. Presa così, dentro così, così, e messa così, per un fatto proprio che appartiene, non so a quale territorio ambiguo, magico. La situazione di un pittore era così lontana da una possibilità di realtà che io pensavo solo a cose che mi avvicinassero a questo o che mi lasciassero libere delle ore per poter dipingere, cosciente sin da allora che dovevo portare i soldi a casa, non c'era niente da fare. Mio padre, decoratore, era sempre là a tentarmi col suo repertorio, deposito di colori, cartacce, barattoli di terre e qualche raro rosso vivo e blu oltremare. Alla svelta, con colori fatti con l'acqua, rientravo nell'ordine. Varie e colorate esperienze in luce veneziana. La scuola serale intanto diventava un disastro. Non ce la facevo a fare la curva uguale a quella di sinistra di quel vaso piatto, eccetera, eccetera. Sporcavo il foglio e una sera, più esasperato del solito, presi quella famigerata tavoletta, letto delle mie torture, e la scaraventai lontana da me facendo sobbalzare gli altri certosini. Dunque, di peggio in peggio. Era una specie di combattimento con le mani, con degli strumenti che lui aveva,
delle volte erano per terra e calpestava, e questo, in questo senso nasceva un'opera. L'opera era un rapporto fisico con la tela. Uomo in piedi, pittura in piedi. Uomo seduto, pittura seduta. Uomo pazzo, pittura pazza. Uomo saggio, pittura saggia, dicevano i greci. Er stand dann vor dem Bild, ist hin und her gegangen, wild gestikulierend, mit den Armen, mit den Beinen, was weiß ich, gearbeitet. Und man hat das Gefühl bei seinem Tondo dann immer gehabt, das ist die Spannbreite von ihm. Das ist er als Mensch, der dieses Bild auch umfasst und gestaltet. Ein richtig wilder Zugriff gewesen, der aber trotzdem voller Empathie, voller Nähe. Era un lavoro molto strutturato, molto organizzato, molto libero, ma nello stesso tempo sempre estremo. Quindi riusciva ad essere sperimentale, un artista sperimentale, proprio per questa sua dimensione, no? Che tendeva sempre a stare in uno spazio tra la possibilità e il fallimento. Fu mia nonna la mia prima modella, ma in verità tutti i miei fratelli subirono sevizie per questo. Avevo escogitato piani diabolici. Comperavo un piccolo bastone di cioccolato, portavo nella soffitta il fratello o la sorella di turno, sospendevo la cioccolata a tentazione, e il tutto per ottenere in compenso la fermezza della posa per tempo indeterminato. Qualche volta la mia arrabbiatura per la mancata staticità del modello mi portava ad escogitare di legare il modello. Fu così che un giorno mia madre, scoprendo questo, ne fu stupita e terrorizzata insieme, e credo che non me l'abbia mai più perdonata. Finii col preferire i modelli che dormono, e mia nonna, malata di cuore, fu la preferita. Molti sono i modelli dormienti di quegli anni. Di essere nato qui, dentro questo labirinto di cali in Venezia, poi che io vengo da una famiglia di operai. Questo ti dice che quale gamma di vicende. Certamente questa è risaputo, però l'infanzia determina. Fu così che, vagabondando, incontrai uno strano pittore scorbutico, violento, senza una gamba, con le stampelle, apocalittico, che aveva installato il suo quartier generale, e dirò perché, da un friggipesce. Era una figura sconvolta. Uno gli faceva i colori e un altro, tipo filibustiere, aveva il compito di girare a vendere i quadri, che naturalmente si davano per poche lire, che il pittore suddivideva. Cacciato d'inverno dalla sua stanza perché non pagava, aveva impegnato il cappotto e doveva dipingere fuori, nel vento. Nel magazzino del friggipesce aveva trovato un rifugio, nell'odore del fritto, ma all'alba doveva sloggiare. Insomma, sposai la causa del pittore zoppo e ben presto diventai il suo garzone. Vedevo così, nella più dura realtà, che cosa avrebbe significato incominciare a mettersi su quella strada. Come non ricordare questo povero pittore che tra l'altro doveva lavorare tutti i giorni intensamente per sopravvivere. A volte alle zattere, nel vento e nel freddo, io che gli tenevo il compensato, e poi dal friggipesce all'ondata calda di quegli odori grassi come un rifugio. E il manovrarsi di lui, il salire e scendere per le gondole dei traghetti con l'armamentario nel vento d'inverno. Ich denke, ohne Venedig, ohne den Hintergrund von Venedig zu vermitteln, ein bisschen, kann man Vedova nicht verstehen. Vedova ist im besten Sinne ein herausragender Maler
Venedigs. Weil im Grunde genommen seine Bilder, die Stimmung, die Atmosphäre der Stadt, die permanente Luftfeuchtigkeit, die extreme Luftfeuchtigkeit ganz deutlich wiedergeben und ganz deutlich auch, was für Venedig so spezifisch ist. Il discorso su Venezia subito diventa il discorso della mia vita prima, dei giorni proprio di quelli che aprono la breccia, che subito aprono il discorso della tua vita, della mia in questo caso. Vedo war sehr stark von zum Beispiel der venezianischen Architektur beeinflusst war, dass er von Longhena beeinflusst war, dass er natürlich von Tintoretto, Tizian beeinflusst war. Aber man kann das zum Beispiel an seinen frühen, unglaublich dynamischen Aquarellen und Zeichnungen von Saint-Mosé erkennen, wo man das Gefühl hat, da ist jemand, der kennt diese Stadt, der lebt aus dieser Stadt. Sein ganzer Impuls kommt entschieden aus dieser Stadt. Come nato Venezia, nei fantasmi di Venezia, nella grande luce abbagliante e ambigua di questa città misteriosa che era pronta a parlarci di Tiziano, a parlarci del mio compagno di strada, Tintoretto. Compagno di strada, Tintoretto. Tintoretto, eretico, vedova, eretico, sì. Temerario. Tintoretto è stata una mia identificazione, quello spazio, una serie di accadimenti, quella regia a ritmi sincopati e cruenti, magmatici di energie, di fondi interni, di passioni, di emotività commossa, di caverne d'ombra con un balenio di luce, di pozzi di luce e di ombra, le ombre dello sprofondamento, i luoghi precipiziali. Tintoretto precipita in estrema mobilità frenetica, impennate, traiettorie, fughe. Dove? Sbattendomi in una deriva. Tintoretto era un fulmine, è un fulmine. Quanto non ho studiato, quanti disegni, quanti scarabocchi, quando poteva, andavo là a vedere tutte queste cose che balenavano, eccetera. Ecco, un pittore terremotato, il Tintoretto. Vedere le opere di Vedova è come un po' pensare che l'opera di Tintoretto arriva in un certo senso a compimento ed è un'esperienza straordinaria perché dimostra come l'arte antica possa continuare a battere nel cuore degli artisti anche dopo molte generazioni. Ed è questo il grande interesse oggi di guardare attraverso Vedova, guardare Tintoretto. I modelli, diciamo, storici di incontro e d'aggancio non potevano essere che il Tintoretto, questo processo lunghissimo sugli spazi, sulle luci, sulle diagonali, sulle quinte, come la storia come tutta la costruzione del Tintoretto, mi inoltravo in questa rivisitazione.
Ci sono elementi naturalmente facili da rintracciare, la forza della pennellata che è importantissimo anche per Tintoretto, in fondo criticato per il suo non finito, per la sua velocità nel dipingere e insomma in quel momento lui rompe con le regole dell'Accademia. E anche Emilio Vedova rompe con tutte le regole dell'Accademia. E in tanti quadri c'è anche il tema di questa mescolanza di colori che, vedi caso, spesso sono tre. La luce, il bianco, il nero, il buio e il sangue, il rosso. La mia nascita è cresciuta nel sincopato. La mia nascita è cresciuta dentro dei frangenti traumatici di paura spettrale, fame spettrale, momenti di così, di un disegno che subito diventava povero, diventava segno allucinato. L'aria si fa sempre più rarefatta. Faccio una domanda per uno studio, lo tengo. Gli studi sono dati ai pittori più poveri di Venezia. Io ho delle credenziali sufficienti. Prendo dunque alloggio in una delle soffitte di Palazzo Carminati. I muri delle scale medievali sono segnati di scritte come i muri delle prigioni. Quando la porta si chiude, si chiude ancora quel poco di mondo che resta alle tue spalle. Lo studio consiste in quattro pareti. In alto, con una scala, si può vedere da un abbaino una Venezia che... Quante volte me la sono vista e ho parlato con lei, con dialoghi stridenti, acuti, stentati. Sulla testa un lucernario. Quando piove, 10 barattoli messi nei punti strategici suonano le note dello squallore. Di queste soffitte di Palazzo Veneziano c'era ormai tutta una letteratura. Colà sono passati pittori lagunari, alcuni si sono ammazzati, altri impazziti e i più fortunati scappati. È testualmente così. Volevo parlare di questa realtà vissuta e sofferta in un certo modo, volevo essere reale, reale come l'indicazione della cosiddetta pittura astratta, che astratta non è, che è un reale superiore a combattere quella famosa partita, insomma, del neorealismo e dell'astratismo italiano, quando insomma i protagonisti erano tutti venuti fuori da questo scontro con il fascismo, eccetera, eccetera. I littoriali, esponendo quei disegni, mi ebbero a dire che quei disegni non si sarebbero potuti esporre per i palesi segni disfattistici impliciti. Per quanto stentato fisicamente, risposi che non c'era nessuna ostentazione, ma che avevo visto e sentito e fatto. In quei tempi ero in completo disaccordo con tutti, per il più del tempo della giornata solo. Da tempo ormai nessuno di famiglia più mi aiutava, i miei strettissimi poi non potevano ed io li fuggivo perciò. C'era in me dunque il clima più propizio per un rivoltoso e ai fatti di filosofia e di meditazione si aggiungevano estremi, toccanti documenti sociali.
essere intellettuali come uomini del proprio tempo, come responsabilità. Perché l'artista, questo personaggio, è un'antenna. Vedova parlava spessissimo delle antenne, del radar, del sentire, dell'intercettare, quindi è anche l'artista un recipiente che poi in un qualche modo elabora un suo pensiero, lo fa vedere visivamente in modo nuovo, non in senso letterario, anzi era un antiletterario. E questo suo gesto è un gesto istintivo, ma non è mai casuale. È sempre un gesto responsabile, fisico, ma guidato da quello che possiamo dire è il percorso straordinario, in alcuni casi brevissimo, dal pensiero alla mano, insomma, in questo caso fino al pennello. Sai, rientriamo da questa tremenda baracca e in fondo qualche cosa si era fatto, nel senso di noi ci sentivamo puliti, nel senso che avevamo lavorato dentro la storia, avevamo dentro la verità è sempre relativa sotto un certo aspetto, però era in quel momento tutta la verità, e continua ad essere la resistenza, la verità. Col mio sacco partigiano riportai una cartella di disegni, presto dispersa, dai quali trassi però una serie di tempere partigiane. Dalla guerra ero uscito in malo modo, depresso, anche moralmente. Troppo presto avevo visto il riaffacciarsi dell'opportunismo e delle ambiguità dello ieri. La pittura figurativa non poteva più essere quella che ancora una volta in qualche modo dava una pacificazione. Gli artisti avevano bisogno di urlare, di parlare, di denunciare. Il suo dopoguerra è un dopoguerra ricchissimo, ricchissimo perché dopo la Resistenza, che è quella che fa Vedova, ritornando in città, i giovani si radunano tutti in questo luogo curioso che era il Caffè dell'Angelo, all'Angelo, insomma. Al ristorante all'Angelo sento che ho trovato la Mecca. Qualche buona bistecca si farà strada nel mio stomaco. Il padrone è solidale con gli artisti. Ricordo quelle serate bellissime e feconde di incontri fuori dal grigiore. Tutti i giorni, per lungo tempo, mi porto all'Angelo. Dopo cena ci raggiunge Marchiori, Santomaso, Pizzinato, Viani, Minassian, gli amici di passaggio. L'Angelo diventa un punto di ritrovo degli artisti d'avanguardia. Ero diventato una specie di entre-nese del locale. Lo sapevo, d'altra parte bisognava aiutarsi. Fu colà, all'Angelo, che un giorno del 1947 una signora con un repertorio di cani pechinesi si mise di punto in bianco a sedere al mio tavolo. E ho vista dentro questa borsa e finalmente una scatola di sigarette con il mio nome, e lei me la fa vedere, io dico sì, sono proprio io. Questa, su una scatola di sigarette, aveva segnato il mio nome. Parlava l'americano, io non riuscii a capire quasi niente della sua conversazione. Ma il Santomaso, sempre allerta, spuntato fuori non so da dove, subito mi chiama e mi dice: ma chi è quella? Ma dico, Santomaso, ti prego di... qua, insomma, guarda, mi pare che questa domanda dica, si chiama Guggenheim, eccetera, così. Avverto nella faccia di Santomaso stupore e sgomento. Sussulta: Guggenheim, la grande collezionista americana? La sua voce trema. Subito pensa di venire al mio tavolo. Io non volevo altro perché non sapevo parlare. Diventammo buoni amici della Peggy Guggenheim. Ci rivediamo. Questa ci appare nelle ore del crepuscolo con strascichi e abbigliamenti vari e la solita processione di cani. Ci sediamo al Florian. Io non so che pesci pigliare. Sono troppo di sinistra per potermi sedere al Florian con emblematiche di questo tipo. Santomaso mi invita a non dimenticare la circostanza. Bisogna superare e superarsi. Il fulmine a ciel sereno casca poi quando la Guggenheim dice che vuole comperare un palazzo. Santomaso pensa che la pittura moderna in Italia sarà salva. Si dà da fare, eh?
Dunque, i quadri erano subito, insomma, travolgenti, perché, insomma, i Pollock, perché subito i Picasso, i Max Ernst, i Klee, i Braque, c'era tutta la pittura che si potesse immaginare. Peggy Guggenheim sembrava una signora, una persona piuttosto insolita nel mondo veneziano del dopoguerra. La signora americana, ebrea, vestita molto diversamente da tutte le altre signore, con tutti i suoi cagnolini che si portava a spasso. E credo che Peggy portasse una ventata fresca in città, specialmente dopo il trauma della Seconda Guerra Mondiale. Peggy è stata molto importante nel panorama degli anni 50 e 60. Credeva che fosse proprio il suo compito, il suo dovere di continuare a sostenere i giovani artisti, e quello che ha fatto in Italia e soprattutto qua a Venezia. Durante il periodo della Biennale, durante i due anni che si costruiva la Biennale, tutto intorno a lui c'era il mondo, c'erano tutte le nazioni. Quindi come artista lui non aveva bisogno di muoversi, aspettava che venissero a trovarlo, e quindi era il personaggio da visitare, da incontrare, come Peggy Guggenheim. Quindi erano due, non a caso, si frequentavano, perché erano forze che si sostenevano reciprocamente per un'altra avanguardia. Decidemmo di incontrarci in più pittori. Ne nacque il Fronte Nuovo delle Arti. Firmato a Venezia il manifesto, a Palazzo Volpi, il 10 ottobre 1946. Da questo gruppo nacque quella sala della 24esima Biennale di Venezia che segnava definitivamente la fine delle pratiche novecentiste e l'inaugurazione di una nuova stagione per l'arte italiana. La pittura della Resistenza è stata questa. Io ero dentro. E volevo, malgrado queste presenze lacelanti, ero per la ricostruzione. Rinnovate esperienze, ritenni che dovevo pulire la mia tavolozza da un colore irritato, maggiormente definire, stringere i piani. Una volontà tutta razionale. Il mio studio esplodeva di colori vivi. Un esposto di carte laccate dai colori più puri ora faceva mostra sulle pareti, e per terra, ovunque, esplosioni multiple di pezzi di carta colorata. Pensavo al Mediterraneo, alla luce abbagliante di quel sole, a quella forza, ma era ancora una volta un Mediterraneo espressionista, allucinato, teso. Da queste esperienze i quadri colorati in fortissimo, a stesure nette del 1946, e cominciano i miei quadri bianchi e neri, molto semplici. Bisogna pensare che è un momento, quello che va dal 47 al 50-51, di tantissimi artisti italiani, è un momento delicatissimo, come dire, di grande cambiamento. È la rinascita immediata nel secondo dopoguerra, è la riscoperta delle grandi avanguardie, ma soprattutto è anche l'idea di una nuova officina del contemporaneo. Vedova la sente e appartiene a quella forse più straordinaria, che nasce proprio a Venezia, che è il Fronte Nuovo delle Arti. Alla Biennale del 1948 riprendo il colore, ma di nuovo la geometria nera mi ritorna, ritenendola maggiormente espressiva del mio stato d'animo. E così mi sono arrampicato ancora una volta dentro le geometrie, dentro le possibili ancora ricostruzioni. Nel primo dopoguerra chiaramente esce, tenta di liberarsi attraverso uno stile geometrico,
e poi entra in questo territorio che si chiamava dell'informale, dove il gesto diventa un modo di comunicare insieme a Fontana, insieme a De Kooning, insieme a altri, Franz Klein e così via, un modo di essere libero e anarchico rispetto alla rappresentazione. In den 50er Jahren es noch zwei Strömungen gab in der Kunst, das war die gegenständliche und die abstrakte Malerei. Widower war einer der neuen Zeit, der Nachkriegszeit, einer von den vielen Italienern, die abstrakte, wunderbare Sachen machten. Dieser große Künstler hat auf der einen Seite Malerei immer als Tafelmalerei verstanden. Das heißt, er ist unmittelbar im Kontakt mit dem Bild. Anders zum Beispiel als bei Jackson Pollock, der auf dem Boden liegend seine Malerei gemacht hat mit seinen sogenannten Drip Paintings, wo die Handschriftlichkeit, das, was die Geste ist, völlig ausgeschlossen war. Er hat einfach die Farbe auf das Bild tropfen lassen, wohingegen Vedova unmittelbar jede Bewegung, jeder Strich mit dem Pinsel ist der eigentlich subjektive Ausdruck dessen, was er erreichen will. Io non credo che fosse un artista concettuale, Emilio Vedova. Fondamentalmente era un artista organico, quindi seguiva lo stomaco più che la testa. Quando faceva il quadro si buttava nella tela. E quindi non c'era progettazione, perché buttarsi alla tela vuol dire entrare in un vuoto bianco e trovare un modo di comunicare e un sentire che era dato dalla materia del colore. Lui aveva bisogno di possedere la materia e infatti i suoi lavori sono sempre molto precisi, strutturati, precisissimi. Da queste piccole cose alle grandi pennellate, non c'era niente di tutto ciò che alla fine anche del lavoro non fosse controllato. Vedova lavora non per un compiacimento estetico, ma dietro la sua opera c'è un impegno sociale, politico, in cui si dà carico dei mali del mondo, del contrasto delle situazioni. Questi reperti, quadri, diciamo così, ma ancora meglio, diciamo così, proprio muri d'inchiesta, territorio d'inchiesta, sono qui per dire dell'uomo, della lacerazione dell'uomo. Ancora una volta, dunque, sono da parte della trasgressione. A Venezia viene una commissione sovietica di cultura. Ritengo sia giusto domandare a loro qualche cosa, pur avendo seguito le polemiche di Zdanov, voglio sentire come e perché si erano liberati da quella pittura che era stata portata avanti da artisti rivoluzionari quali Malevich, Larionov, Gonciarova, suprematisti, radiantisti, futuristi. Mi risposero che avevano aperto dopo la rivoluzione delle mostre di questa pittura e che il popolo non l'aveva accettata. Capii ancora una volta che in quel senso io ero un'altra cosa. La scienza non è né fascista né comunista, dissi. Ritenni opportuno inoltre dire che avvenimenti nuovi, comprese le scoperte scientifiche, avevano determinato una nuova sensibilità, perciò di conseguenza nuovi modi espressivi. Es gab eine vehemente, wirklich symptomatische Auseinandersetzung innerhalb der kommunistischen Partei, wer ist der bessere Sozialist? Ist es der, der figurativ malt, oder ist es der abstrakt malt? Und es endete damit, dass Vedova aus der kommunistischen Partei ausgetreten ist, weil eben im Rahmen der sozialistischen Malerei im Grunde genommen das Gegenständliche am Vordergrund stand. Thank you.
stava nascendo il neorealismo. A Bologna mi scontrai in un dibattito pubblico con Guttuso, a Palazzo Re Enzo. Immediatamente ebbi lucida la sensazione che parlavamo veramente due lingue diverse. I nostri quadri erano là, palesi di questo contrasto, eppure avevamo tutti e due la tessera in tasca. Un conflitto ne sarebbe sorto. Togliatti pubblicò il mio quadro Uragano su Rinascita alla rovescia, parlando di pittura da non accettarsi. Mi ritrovai solo, in crisi, più che mai. Emilio è proprio questa alternativa di un'ideologia di sinistra che si può esprimere anche in maniera astratta e quindi appartiene a questo tipo di attitudine libertaria. Nel 68 si deve trovare all'interno delle manifestazioni contro la polizia che difende la Biennale, che occupa la Biennale, buttando le sedie in Piazza San Marco, sono le famose foto di Emilio che butta i tavoli delle quadri o del Florian contro la polizia. Quindi questa situazione di un'altra gestualità che non è portata più sulla tela, ma sulla realtà politica del momento. La conquista per un pittore non è la storia del progresso, l'impogressivo, tutte queste cose che si dicevano una volta. Il pittore progredisce. Il pittore si consegna volta a volta. Il pittore è una personalità di tensione, d'emergenza, sprofonda nel suo lavoro, in questo campo, non dico più neanche spazio, non dico neanche più coordinate, dico soltanto emergenza, sprofondamento. Nel frattempo nasceva la rottura del fronte nuovo delle arti, con precise dichiarazioni al ristorante all'Angelo, in un'atmosfera di tensione piuttosto esasperata. Pizzinato, Guttuso se ne staccarono, altri rimasero e noi, Morlotti, Santomaso, Vedova, Viani, puntammo dritti continuando le nostre premesse, ognuno di noi come ha potuto. La cosiddetta pittura astratta per me non è stata mai un'evasione dalle pressanti realtà contingenti. Nei miei quadri ho voluto esprimere questi sentimenti dell'attuale in un mio linguaggio contemporaneo. Scrivevo ad Anna Bianca, che da poco conoscevo. Sento rompersi il ghiaccio in me. Alla fine del 1950 passo una crisi. Mi ribello contro tutta la geometria, il rigore dominante nei miei quadri e cerco di far vibrare il mio lavoro in una maggiore spontaneità. Ora non mi preoccuperò più di tagliare profili netti, angolature esatte di luce e ombra, ma scaturirà dal mio intimo direttamente luce e ombra, preoccupato unicamente di trasmettere l'immagine senza nessun revisionismo a prioristico. In questa rottura feci diversi lavori, tra cui La città notturna e quelle grandi tempere Immagine del tempo numero 1 e numero 2, che mi valsero, inviate alla Biennale di San Paolo nella primavera del 1951, quel premio Viaggio aereo che effettuai poi in Brasile nel 1954. Attenzione qua. Attenzione. Sì, attenzione. Come vedi, tutto è così precario, eh? Attenzione. Se fai, sì. Attenzione, attenzione qui, attenzione per favore. Vieni, vieni, venga, venga.
Emilio fondamentalmente dipingeva all'interno del suo studio in maniera molto solitaria. Era una specie di Santa Sanctorum dove lui componeva, si ispirava, dipingeva. L'opera che qui alle mie spalle è abbastanza simbolica del fatto che lui si scatenasse sulla tela. Lui stesso un'opera in quel momento. Era un uomo grande, sehr, sehr impulsiv, esplosivo, aggressivo e sehr mitreißend. C'erano varie condizioni che lui, dalle quali lui partiva, con la tela fresca, con la tela secca, con molta materia. Vedova baut das Bild auf vom Zentrum. Una libertà. Ci sono delle spatole in un certo modo. Un'anarchia contro l'immagine. Dei pennelloni giganti che si muovono durante tutta la superficie. Poteva alla fine dare dei segni molto forti. Lui controllava qualsiasi cosa, dai piccoli punti luce alle pennellate, alle graffiate. Queste pennellate molto vivaci. La costruzione delle linee forza. Era un rapporto intimo tra la sua pittura e il suo corpo. Varie tecniche, dallo spruzzo allo spray. Questi stracci neri forti. Al carbone, al cemento, alla sabbia. E piuttosto aggressivi. C'era anche proprio uno scontro con le materie. Era la sua pittura. Nel maggio del 1951 mi sposo. Dopo un soggiorno a Ravello, Pestum, un giro in Svizzera, in macchina, musei, collezioni, ghiacciai di Zermatt, andiamo in una piccola casa di legno, molto isolata, che avevamo affittato sopra Santa Cristina, in Val Gardena. Anna Bianca, moglie inseparabile per tutta la loro vita insieme, ha avuto più parti nel suo percorso, no? Anche da un punto di vista critico. Era un supporto critico di primo livello e sotto questo aspetto Anna Bianca è stata anche fondamentale, anche proprio nel consigliarlo su alcuni punti per cui un artista ha bisogno anche di essere consigliato. Anna Bianca è determinante nella sua crescita più che pittorica, culturale in senso lato, perché lei diventa il suo ginnasio, il suo liceo, leggono assieme, studiano assieme, impara a viaggiare con lei negli Stati Uniti, lei guida la macchina da est a ovest, lo porta nelle università, nei musei, negli incontri con gli artisti. Thank you.
A volte era molto, anche molto precisa, non dico dura, ma era molto... Perché con Emilio dovevi essere convincente, se no ti prendeva sotto gamba. Ricordo il suo sorriso, per esempio, ricordo la sua andatura insieme ad Emilio, molto espressiva, molto affettuosa nei suoi riguardi, no? Quindi la sua anche disponibilità a fare qualsiasi cosa per mettere nelle condizioni Emilio di lavorare senza preoccupazioni, senza interferenze. Mi piace ricordarla sotto questo aspetto, una donna che ha dedicato tutta la sua vita a un artista. Con amore, perché c'era prima di tutto quello, ma anche con una grande comprensione della sua personalità e della sua particolare natura. Questa di fronte a noi è stata la casa di Emilio Vedova per in pratica tutta la sua vita insieme ad Anna Bianca. È stata una casa molto amata che lui ha sempre sognato di abitare fin da ragazzino, fantastica, con una terrazza che ha lo sguardo su tutta Venezia, sul bacino di San Marco, e fu la casa di Arturo Martini, lo studio di Arturo Martini, che tra l'altro consegnò a Vedova il primo premio della sua vita una sera che Vedova passava per la Colomba e questo maestro veneziano lo invitò alla tavolata così, premiandolo per il suo talento. Fu proprio in quel periodo che feci lavori in cui provai a sondare molteplici problemi ponendomi serie domande. Vedi, ti voglio far capire, vedi, 63... Intanto è 64. Il plurimo in fondo nasce da questa situazione. Qui siamo ancora nella scatola, come vedi, siamo nella scatola. E in fondo il rituale è stato sempre questo qui. Ai 20 qui c'è lo spettatore, qui c'è, partene così, sempre la finestra, in fondo è la finestra. Ora, a un certo momento, carica, mi sono accorto, in certo momento, di messaggi questi fatti, queste stratificazioni di messaggio, mi sono accorto che tutto sommato, vero, non stavo più dentro in nessun modo. E poi perché sempre così, questo rituale? Perché non così? Perché non consegnare anche qui il gesto? Perciò in un certo momento io ho veramente, insomma, pensato che tutto sommato il doveva uscire questo messaggio, doveva venire avanti, inserirsi nel territorio. Per cui ormai la pittura era veramente, come ti dicevo poc'anzi, e ripeto, nello spazio, così, dentro. E qui c'era la fine di tutto. Questi fatti in qualche modo hanno una loro preistoria, cioè il quadro che è sceso dalla parete e che in fondo vuole arrivare fra noi come messaggio urgente, proprio così, come una presa diretta, proprio fisica, in qualche modo poterci mettere le mani addosso. Dieses all over, was die Amerikaner haben, dass die Grenzen praktisch des Bildes überschritten werden. Dass die Malerei über die Leinwand rausgeht, in die Welt hinein, ist bei Vedova etwas völlig anderes. Es geht vielmehr aus der Mitte heraus und greift den Betrachter, umschließt ihn, wie es auch den Künstler umschlossen hat. Preso dal quadro, essere presi dal quadro, proprio fisicamente presi, essere con, proprio per usare un termine appropriato. Una volta, quando tu aprivi e trovavi... Non so, questi santi, questi paesaggi dentro la metafisica, la trascendenza. E invece qui apri e trovi un po' l'inferno dei nostri giorni, la denuncia di un tempo
a mano armata. Gridare, forte, che mi piace sentire le voci. 13-5. Grazie. E allora così, è un continuo alternarsi, un conflitto, proprio uno scontro di ritmi nello spazio. E la gente spazio. È dentro. E la gente è dentro e in qualche modo partecipa, come può, a tutta questa, a questo farsi di dinamico di incontri-scontri. Viene investita dalla luce, intanto? Viene, no? Sì, in qualche momento è anche direttamente investita, quasi fisicamente coinvolta in questo caso. Jetzt hat er viele Jahre lang nicht an Bildern gearbeitet. Ich weiß nicht, was der Grund war. Er hat versucht, Schritt zu halten mit zeitgenössischen Dingen. Er hat experimentiert, er hat mit der Bühne experimentiert. Da qui capisci quali erano i ruoli. C'era Emilio l'esaltato, Gigi fuori di testa. E io ero un geometra. Io ero quello che faceva con la pipa, stavo studiando come mettere assieme i pezzi. Io ero l'unico saggio di dentro. Lui procedeva sempre per enfasi. Anche le luci lui le accendeva, le spegneva con un gesto così. Er hat mit Glas experimentiert. Al posto di questa qui mi mette questa cosa qua, io farei. Sì. Proviamo adesso. Gialli che per noi hanno ancora un significato morale, un rosso per me ha un significato morale, un verde ha un significato morale, un rosso ha un significato morale. Strada facendo ho scoperto la possibilità di combinare un tipo di collage vetro nuovo, inedito. Questo collage vetro fatto a Murano, alle vetrerie, che sono stati 3 mesi intensi di questa mia esperienza. Er hat mit der Grafik experimentiert. Ich habe in der ganzen Zeit gewusst, wie die Zeit läuft und was auf der anderen Seite stattfindet und bin einfach ganz stur meinen Weg gegangen. Vedova nicht. Vedova hatte sehr viele Zweifel. Und ich denke mal, unter anderem durch mich, ist er bestätigt worden und hat dann wieder angefangen, solche fantastischen Bilder zu malen. Und durch den Kunsthandel natürlich. Nel mio vecchio studio di sempre vado a lavorare. Un inverno durissimo, di poche immagini che non riesco a congegnare. Tutto mi si urta dentro, le ultime esperienze. Tumulto, esposto alla Società di Cultura a Roma, è forse un sintomo di questa storia. Senza averne bene coscienza, lo vedo più tardi, faccio visione. Infiniti oli su carta, disegni, tele. Nel maggio 1953 mi scoppia il ciclo della protesta in un crescendo di tensione e di forza inesauribile. Mi finiscono tutte le tele. Andiamo alla Palmaria, nel Golfo della Spezia, Porto Venere, rocce, acque che si scontrano. Riprendo a fine giugno a lavorare fortificato e realizzo altre opere, il ciclo della natura.
spazio, acqua, onda, moto, vibrazioni, luce. Ci riusciremo un giorno? L'acqua ti aspetta a Venezia, sì, come a Venezia ti aspettano i miei spazi fondazione. Questa Venezia, ma... ed ora un salto. Nel cuore, non soltanto di me, ma di un uomo che vive in un certo modo il suo tempo, che si aggancia in qualche modo nel suo tempo. Ti immersi in questa pagina di un tuo diario, di un quotidiano, del tuo pittore, quando in questo linguaggio sono appunto questi segni, in questo caso, questi il segni. Questo coagularsi di queste macchie, il segno, se tu lo guardi di per se stesso, è già subito nervi. Impigliato in una rete che ti trovi dentro in questo misfatto. Noi hanno ancora un significato morale, un rosso per me ha un significato morale, un verde ha un significato morale, un rosso ha un significato morale. Dico soltanto emergenza sprofondarum. Muri d'inchiesta, territorio d'inchiesta, sono qui per dire dell'uomo. Della lacerazione dell'uomo. Ancora una volta, dunque, sono da parte della trasgressione.